Il Movimento 5 Stelle sta subendo un attacco diffamatorio. Io lo voglio dire chiaramente, ringrazio la Procura di Napoli e il PM Woodcock per averci fatto capire che c'era un tentativo di infiltrazione nel nostro movimento. Ma non accettiamo l'attacco diffamatorio che stiamo subendo dal Partito Democratico, che nasce proprio dopo, e noi non ci crediamo ai sondaggi, ma a quanto so per loro sono la Bibbia, proprio nei giorni successivi a quando, secondo il sondaggio Piepoli, il sottoscritto aveva superato Matteo Renzi nei sondaggi e il Partito Democratico stava per essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle. Questo attacco diffamatorio verso il Movimento 5 Stelle noi lo respingiamo al mittente perché sappiamo che i cittadini sono con noi. Andremo avanti sui temi e non ci lasceremo assolutamente né intimidire e né attaccare da un partito che è stato responsabile della fondazione di Mafia Capitale. Ciao a tutti, facciamo questo video per informarvi sul fatto che da questo fine settimana inizieremo a girare l'Italia per incontrare quei cittadini che sono rimasti scottati, anzi fregati, due volte. La prima volta quando hanno comprato azioni, anzi obbligazioni subordinate di alcune banche. La seconda volta quando il governo ha decretato che queste banche sono fallite. Quindi il 15 gennaio saremo ad Arezzo, il 16 saremo sia a Fabriano che a Gualdo Tadino e poi via via avremo altre date nei mesi di gennaio e di febbraio. Vi chiediamo un'altra cosa, chiediamo ai risparmiatori, chi ha comprato obbligazioni o azioni di queste quattro banche, che porti con sé a questi incontri i documenti, la scheda analitica principale che parla dell'obbligazione o dell'azione e i documenti nei quali ci sono le domande che vi hanno fatto, perché abbiamo trovato domande molto strane, come ad esempio è vero che guardi il mercato azionario una volta al mese? Sì, piccoli cittadini, piccoli risparmiatori che non guardano il mercato azionario ogni mese, quindi vi chiediamo di portare questa documentazione perché così capiremo e faremo vedere al governo di quante truffe e quanta spazzatura sia stata venduta a questi cittadini. L'eurodeputato Nicola Caputo, eurodeputato del Partito Democratico, è indagato per voto di scambio politico-mafioso. Ripeto, voto di scambio politico-mafioso. Di questo Nicola Caputo dovrà testimoniare a fine mese. Tra l'altro era già stato indagato nel 2013 per lo scandalo dei rimborsi in Regione Campania. Con questo eccellente curriculum il PD lo candida nel 2014 al Parlamento europeo. Perché? Perché portava un sacco di voti, voti che tra l'altro secondo alcune fonti di stampa sono serviti anche all'elezione della Picerno, che voi avete sicuramente visto nei telegiornali ultimamente gridare onestà sotto il comune di Quarto. Nel Movimento 5 Stelle per essere candidato devi avere la fedina penale pulita e se vieni indagato sei immediatamente espulso. Bene, il signor Vincenzo De Luca in materia di ecoballe diceva addirittura che si potevano bruciare nel termovalorizzatore, bastava non dirlo a nessuno. Allora, da una parte abbiamo una distesa di ecoballe, da una parte abbiamo la problematica terra dei fuochi e dall'altra parte abbiamo il problema dei rifiuti interrati e quindi bonifiche. Quindi mettendo tutto insieme la Campania deve pagare 120.000 euro al giorno per una multa inferta dall'Europa. Dove eravate quando noi 10 anni fa dicevamo che si moriva di tumore e voi ci raccontavate che non poteva essere spiegata l'incidenza scientifica tra i malati di tumore in Campania e la devastazione che avete generato voi, perché noi eravamo quelli là che stavano lì cercando di avere delle spiegazioni e voi non le avete mai sapute dare. Cominciamo a fare l'elenco di chi si è macchiato di questa infamia e sta macchiando un'intera regione. Fatelo questo elenco, cacciateli. Fate come abbiamo fatto noi, cacciate, mandate, aria pulita. Oggi presentiamo una richiesta dell'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare. Sicuramente ci sono dei conflitti di interessi, ci sono delle imprese private che avevano dei contratti con le università che si sono occupate di questa faccenda e addirittura in alcuni casi era stata chiesta la revoca delle leggi che impediscono il taglio degli olivi secolari. Abbiamo prima di tutto istituito un tavolo tecnico multidisciplinare con esperti nazionali e internazionali, abbiamo elaborato 8 proposte concrete.
nella direzione della ricerca, finalmente, della limitazione assolutamente all'uso di fitofarmaci. Tutto ciò nell'immobilismo totale della giunta Emiliano. Non solo ha deliberato in giunta per le eradicazioni, non solo ha fatto ricorso contro gli agricoltori che a loro volta facevano ricorso contro le eradicazioni, ma che addirittura si è vergognosamente astenuta la giunta intera il giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha presentato la mozione che anticipava ciò che la magistratura poi avrebbe detto. Vogliamo arrivare quanto più presto possibile alla ricerca della verità. E per noi oggi è un giorno molto importante. Abbiamo siglato un accordo con Intesa San Paolo in relazione al nostro microcredito. Con oggi ci saranno oltre 4.000 nuovi sportelli in Italia che ad una sola unica condizione faranno microcredito ai cittadini. Significa che se un cittadino non ha lo sportello nel proprio comune può andare nel comune accanto al massimo. Cosa facciamo con questo strumento del microcredito? Diamo fiducia alle nostre imprese, diamo fiducia a chi vuole mettersi in proprio, diamo una chance e glielo dà la politica. Dal 31 agosto ad oggi abbiamo fatto partire o abbiamo finanziato 970 imprese, quindi a breve festeggeremo le 1.000 imprese. In Italia i problemi principali, e oggi abbiamo dimostrato anche nelle relazioni con il settore creditizio, derivano da una precisa volontà politica, e noi abbiamo dimostrato il contrario. Quando c'è volontà politica, anche in un momento come questo, anche in un momento di sfiducia nel sistema bancario e finanziario da parte dei cittadini, si può riaccendere una luce, si può riaprire un dialogo, si possono fare dei patti chiari, onesti e trasparenti. Uno dei grandi temi in discussione presso l'Unione Europea nel 2016 sarà la concessione di status di economia di mercato alla Cina. La Commissione Europea tace, abbiamo di fatto costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di capire quali saranno gli impatti reali sulla nostra industria e soprattutto abbiamo cercato di tutelare quella che è di fatto la nostra natura, e cioè quella di un paese manufatturiero basato su aziende e su imprese che hanno fatto della loro eccellenza, del loro spirito imprenditoriale, la grandezza del nostro paese. Il Senato, che con saggezza aveva riformato un testo governativo, vede oggi ritornare un testo sul codice appalti modificato. La Camera ha peggiorato diversi punti, accentuato ambiguità. Sono state fatte ampie aperture ai concessionari, derogando ancora una volta a leggi e procedure, cosa che ci vede estremamente contrari e devo dire anche stufi di vedere. Ad ogni piè sospinto si premiano le lobby che spesso sono la causa dell'immobilismo e della maggior spesa di questo Paese. E respingiamo con forza questo testo, questo pastrocchio venuto fuori nell'altro ramo del Parlamento. Per tutti questi motivi, annuncio quindi voto contrario del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. Cittadini italiani, la grave colpa che aleggia in quest'Aula da parte di chi crede di poter cancellare la democrazia che questo Paese ha conquistato nella storia per darla in pasto ai banchieri e agli speculatori finanziari, dimostra tutta la vostra disonestà mista ad un'abbondante dose di analfabetismo democratico. A dirlo sono i fatti che ci hanno portato fin qui oggi. Tutto inizia nel mese di febbraio del 2013, è il pomeriggio del 26. Le elezioni politiche si sono appena concluse, la forza più votata in Italia risulta essere il Movimento 5 Stelle col 25,56%, che è entrato in Parlamento e che da opposizione vi ha messo i bastoni tra le ruote, non permettendovi di rubare come prima. Quell'Italia che domani governerà e che sostituirà voi e il vostro Dio denaro con l'etica e la cultura, che diventeranno i caspisaldi dell'essere e del sentirsi italiani. L'Italia che sta rinascendo e l'esercito degli onesti vi sta facendo indietreggiare. Stiamo arrivando, signora Presidente, stiamo arrivando. Colleghi, togliete questi cartelli.